Ieri sera ospite del teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina, un baluardo della cinematografia italiana ed estera, l'attore Giancarlo Giannini con lo spettacolo Le parole note, accompagnato dalla band di Marco Zurzolo. In questa occasione l'attore Giannini, su iniziativa dell'amministrazione comunale di Sala Consilina e di concerto con il direttore artistico Sergio Marra, ha incontrato i giovani del forum di Sala Consilina. Ma per saperne di più sull'iniziativa promossa dal comune a favore dei giovani, ascoltiamo il presidente del forum di Sala Consilina, Rosaria Romanelli. Il compito del forum dei giovani è quello di avvicinare i ragazzi, in particolare per il nostro regolamento, cioè i ragazzi dai 14 ai 35 anni, quindi giovani e giovanissimi, e di avvicinare i ragazzi alle istituzioni, in particolare al comune, ma anche dunque di dar vita, in realtà è più che altro finalizzato a dar vita a una comunità attiva che realizzi qualcosa a Sala Consilina, nel Vallo di Diano, e soprattutto quindi di rendere il Vallo di Diano e Sala Consilina un posto vivibile e di dar vita a partire dai giovani alle loro, cioè rispondere alle loro esigenze. In pratica la convenzione con la direzione artistica, che ringraziamo soprattutto per averci dato l'opportunità di realizzare questo incontro, è stata quella di realizzare questa sorta di sconto per i ragazzi dai 14 ai 29 anni. Abbiamo avuto un buon riscontro. In particolare abbiamo dato quasi più di 41 biglietti e ce ne sono stati messi a disposizione 60, al prezzo di 10 euro, che è veramente un prezzo molto accessibile per i ragazzi. E questa convenzione è stata finalizzata appunto a realizzare, diciamo, a dar vita a una comunità giovanile attiva e partecipe, interessata agli interessi, cioè con interessi culturali, e che possiamo affermarlo oggi, infatti anche dalla presenza dei giovani, che il Vallo di Diano è un paese per giovani, è un paese vivo, i giovani sono interessati, e quindi abbiamo sfatato due miti. In primis il mito appunto che i giovani non sono interessati alla cultura, e in secondo luogo invece il fatto che il Vallo di Diano non è un paese per giovani. Non è che non è un paese per giovani, è solo che ai giovani devono essere date le opportunità culturali, le opportunità di formazione, e che siano finalizzate a una reale formazione e a un reale coinvolgimento.